Ma Manuele Fiola si candida alla guida del PD in Lombardia, con quali propositi? Ma intanto di far rialzare la testa a questo partito, vorrei che il Partito Democratico della Lombardia andasse alle elezioni del marzo prossimo con la testa alta e la schiena diritta, dicendo ai propri elettori che anche in Lombardia si può vincere, che non è vero che il modello Formigoni è vincente, che c'è molto scontento in Lombardia, che c'è un grande partito in Lombardia, anzi il primo partito, che è quello dell'astensione, e che quindi c'è uno spazio politico da conquistare per noi, se saremo credibili. Ecco, io credo che il PD in Lombardia debba rialzare la testa, tornare ad essere un partito forte, credibile, metterci cuore, cervello, passione per riportare a votare tutti coloro che pensano che serva ancora la politica e il centro-sinistra in questa regione. Ma quali sono i temi per cui secondo lei il modello Formigoni non è così vincente? Cos'è che rende particolarmente insoddisfatti i lombardi? Ma guardi, io temo che nel prossimo autunno, non lo dico solo io, lo dicono gli economisti, le previsioni, lo dicono i sondaggi, ci sarà in questo paese e in tutta l'Europa una grave crisi occupazionale. Penso che il lavoro, le condizioni di vita di coloro che avranno difficoltà di lavoro, di coloro che non avranno il lavoro e tutto l'effetto sociale che questa crisi di disoccupazione ci porterà, colpirà a fondo anche la Lombardia. E penso, come dicono i sondaggi, anche quelli recentemente pubblicati, che i lombardi siano insoddisfatti di quello che il governo Formigoni della Lombardia ha fatto e fa per il lavoro, per il mondo del lavoro, per il tema della disoccupazione. Io penso che il lavoro, le condizioni di vita dei lombardi debbano essere al centro della politica del Partito Democratico della Lombardia. Penso che lì ci sia uno spazio per stare dalla parte sia dell'impresa sia dei lavoratori, di coloro che stanno pagando il prezzo più caro della crisi che è in corso da diversi mesi in Italia e in tutto il mondo occidentale. Crede che l'esito delle elezioni regionali dipenda anche da quello che succederà sul panorama nazionale del Partito Democratico? A ottobre ci saranno le primarie del Partito Democratico, e insomma un partito che cerca anche un po' una sua identità a livello nazionale. Guardi, intanto io penso che noi stiamo dando esempio di grande democrazia, come dice l'aggettivo che abbiamo nel nome del nostro partito. Non c'è nessun partito in Italia che sceglie i propri dirigenti con una gara sulle idee, con un esito così incerto come quello che stiamo facendo noi, sia a livello nazionale che a livello regionale. Noi ci confrontiamo davvero. È così che credo si formi una classe dirigente. Può essere che noi abbiamo da ridefinire ancora delle parti della nostra identità politica, ma io penso che una parte dell'identità di un partito si costruisca confrontando tra loro le idee migliori, perché i cittadini vedano che noi non costruiamo le idee a tavolino, ma le confrontiamo con gli elettori, con i cittadini, con coloro che vivono tutti i giorni la vita di questa regione e di questo paese. Tra i candidati alla segreteria nazionale, a chi si sente più vicino? Io ho scelto e voterò con molta convinzione la mozione Franceschini. E mi auguro però che le candidature alle segreterie regionali in Lombardia e non solo siano candidature che non ricalcano come fotocopie le mozioni nazionali. E spero, e così sto cercando di costruire, e me lo dicono anche i consensi che ha raccolto la mia candidatura qui in Lombardia, spero di costruire una candidatura a segretario regionale della Lombardia che sia più larga della mozione che io ho scelto di votare a Roma, e cioè Dario Franceschini.